Il blu, il rosso, il verde sono i tre colori più utilizzati nelle bandiere dei paesi del mondo. Sui prati della Ghirada diventano i tre agitos, logo paralimpico, simbolo di movimento, spirito degli atleti che ispirano e smuovono il mondo con le loro performance, lottando senza arrendersi alle proprie disabilità. Asia, giovanissima arciera, scocca il via alla festa. È l'appuntamento che Ascotred ha istituito per incentivare discipline spesso troppo trascurate. Quest'anno accompagna con delle borse dello sport quattro paratleti impegnate in discipline diverse, qualificati con la loro preparazione alle prossime Paralimpiadi di Rio in programma tra 61 giorni. È un'emozione di aver raggiunto per il terzo anno un obiettivo importante, aver dato la possibilità, in questo caso non alle società ma ai ragazzi, di portare a termine il loro sogno. Ci auguriamo che portino a casa il sogno più importante, quello della medaglia d'oro, e quindi la consapevolezza che stiamo facendo delle belle cose, con umiltà, un passo alla volta, e come abbiamo detto prima non molleremo questi ragazzi. Simbolo di sacrificio e dedizione, espressione di talento sportivo, sulla scia di Bebe Vio, reginetta della scherma senza braccia e senza gambe, causa una meningite fulminante che l'ha colpita a 11 anni. Ora, che di anni ne ha 18, mostra un invidiabile piglio sul palco delle premiazioni assieme a Moreno Morello. In pedana mostra un grande talento, campionessa mondiale di fioretto individuale paralimpico in carica, c'è attesa per la sua prima Paralimpiade. Il risultato non si spera mai, cioè ovviamente ognuno spera il risultato che vuole. Io sono molto 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 scaramantica, quindi non dico assolutamente il risultato che voglio, voglio solo divertirmi. Voglio proprio andare là a divertirmi, ovviamente voglio andare là conscia e preparata di essere pronta a tutto. E sul volo verso Rio con Bebe ci saranno sicuramente Michela Brunelli, campionessa di tennis tavolo, Davide Dalla Palma, che pratica atletica leggera, Xenia Francesca Palazzo per il nuoto, così come Francesco Bettella, padovano della società sportiva Spea. Per loro 5.000 euro di borsa sport, un premio di un concorso che tra social network e il giudizio di una giuria tecnico porterà dal Veneto a Rio un aiuto alla loro attività sportiva. Io mi alleno tutti i giorni in piscina e faccio fisioterapia due volte a settimana per un po' rimettermi in sesto dopo gli allenamenti. E cerco di seguire una dieta più corretta possibile per quello che è il mio fisico e tanto impegno, tanto sacrificio. E sarà la speranza di veder sventolare il tricolore dal gradino più alto del podio.